sta disciuna. Dopo la nuttata di stanotte, starranno certamente rumenne ancora. Mamma mia, che gente! Che gente! Manca a notte stanno quiete. Quello sì, che sono trasferito per due cose. Prima per dire al signore che stamattina è venuta una persona che si va affittare la casa al primo piano. E poi... volevo sapere come aiuto a fornì la piccica stanotte. Come aiuto a fornì? È aiuto a fornì che dopo tanti stringhi, dopo tanto allucco, la moglie si è addormentata con la poltrona e Don Felice, un marito, si è addormentato in terra. Ma perché fanno sempre questione? È perché... perché Don Felice non sapeva sposare così presto e pigliarsi una capricciosa, una pazza con macchina. Tutte cose le dà fastidio, per niente si attacca in erba, la volaria fa attaccare in erba. Senti una cosa, Michele, ma tu sei da parecchio tempo a servizio di Don Felice? A che muretta, mamma. Senti, lo sei, mi devi credere. Io non ero mai un servitore. Facevo sempre quello che volevi. Ra nanna che sta parte, che Don Felice si è insurato, io non ho più pace. Ah, che faceva sempre quello che volevi, ma non posso arrivare a mancare a bocca, ma... Così, se mi riesci quello che sto facendo... Che stai facendo, nemiche? Ah, niente, niente, ma non te lo posso ricere. Va bene, va, che si esce che l'arbitra la moglie si entra l'istrella. Sì, sì, dice buono. Allora te la sanno un poco. Ma sapete che risposta vorrà anche il signore che si va a affittare la casa? Mi raccomando, Moverim si arriva a quello che di chi. Tanto fuoco ha già mettere, tanta cosa già fa, fino a che Don Felice non si sparta con la moglie. Ah, chi si sono loro, è visto? Voglio un casato forte! Io chi si credo, come è salito io per fare una cassuzza? Moverim si ci riesce! Mannaggia chi va alla tana! Scostumato! Luato da loco sotto, così no, venga una cosa in capa! Ma voi perché mi avete preso a me? Io sono un galantuomo! Casa? E casa non me ne vado, faccio fare la folla! Ecco qua, ecco qua! La solita gran cassa che ti ha preso! O solito tu una mente! E beh, a me sta cosa del giocoliere non mi fa capace! Michele, rana lì la sticoliusa qua sotto e panneggi, subito! Posso mai credere che da un mese a questa parte sti giocolieri vengono sotto la finestra mia ogni mattina alla stessa ora? Ah, così, spontaneamente. Senza che nessuno le dice niente. Senza che nessuno è pava. Coccoruna da essere che fa venire. Coccoruna c'ha da sta che refresca. Io per me non li refresco certo. E io manco. È impossibile! Perché se quello non fossero palate, non me ne sarà fa tanto fracasso. Quella po' io ha già appurato tutte cose. Sì, quei ridicoli sono pagati da voi. Sì, ma mi fa pure una volta faticata. Kill, sono pagati da te. Da me? Guardate, i papà va che li lavo a farlo fa vrungudum vrungudum vrung. Sì, da te, da te. Che stai facendo tanta cosa per far schiattare un colpo a me, poverella. Ranana che si mi sposava. Io ha già pensato. E mo' per una cosa, e mo' per una. Insomma, io non posso stare mai qui. Stanotte ho fatto che la nottata. Ah, guardate. E che l'avete fatta per me la nottata? Adesso capisci. Perché tu mi hai fatto bruciare con scarpanietta. Io? Voi l'avete posto nel letto. E poi è successo che lo hai. Io l'ho giumito. Sicuro? Io l'ho trovato rindolietto. Vattene, briccone. Senti, senti, io sta vita non la posso sopportare più. Me ne voglio io, me voglio spattere. Non te voglio avere più. E in questo paga 3 anni, capito? Mannaggia l'arma della mamma, mica mi sta facendo passare. Mo t'acconcia, mo. Ah, comiamo bello. Moverim se ci riesce. A me, nato un due. Dobbiamo sta salvietta a Don Felice. E mettimici invece che stai così in terra sale. Michè? Che fanno i signori? Che fanno? E che poi ne fa? Ma proprio si hanno perduto una spallicciata. Mamma mia! Ma che se fanno un'altra mattina e finì a sera? Dico io, po', quando hanno sta così, non è meglio che si spartano. E
quella che dico pure io. Invece sta qui, non le manca niente. Dei persone, senza figlia, vale. Uzi, sta arrivando un felicissimo. Michele, dà sto biglietto quando la porta di Vincenzo lo portasse al suo indirizzo. Vada, Michele, che è un affare di premura, eh? Quello di qua porti stesso. Michele, tu guarda la porta, chi ci mangia va, basta che facete ammesso. Va bene. Michele? Comandante. Porto ma proprio sto biglietto al suo indirizzo. Scusate, signor, ma già portato prima sto biglietto tuo marito questo. O purtroppo, o mio è di premura. E il mio è urgentissimo. E il mio è prestantissimo. E il mio è grandissimo. Dopo, Michele, fanno subito e portalo tutte e due. Poi vi servo subito, subito. Ma come, signori? Qui la vita sta sempre appiccicata. Ma per una cosa e niente. La vita piglia tanta collera. Ma fornisce tutto. Ma tu poco sa conto tutto cosa. Vi aspettate, via. Facete colazione. Casta genovese, casta all'occhio. E questo che cos'è? Siete sposata un anno, va visto va pure bene. E invece facete sempre chiacchiere. Tu un trigo te l'hai fatto tu. Questi sono affari che non ti riguardano. Tu sei una serva e stai al posto tuo. Vattene fuori, va. Vattene in dalla cucina. Me ne va, che me ne va. Io si agio parlato è stato un po' bene gusto. Ma poi, va appiccicata, non va appiccicata, va pigliata ammazzata, vi scummate sangue, morite subito tutte e due, che me ne preme a me. Ah, serva, cucì, come ne va, come ne va? Vuoi sapere la verità? Io mo mangio, se no mi faccio secca a secca, moro, e chi ne sono piglianato? Questo mai. Mo mangio pure io, o sino che ella si fa fuori tutte cose. L'ho messo io scarpalietta rindolietta. E che l'ho messo io? Va bene, questo poi si vedrà. Ma voi vedete che sto appazzando, è vero, è facita ma appazzando. Ma io pure stavo appazzando. Sì, ma a me mi pare che appezza prima il marito. No, sei in errore. Appezza prima la moglie. Niente affatto, prima il marito. No, prima la moglie. Ma già, non è questo e non è questo. È che tu devi sempre contrariarmi in tutto. Tu hai visto che stavo mangiando. Erit, io a questo non l'ha già fa mangiare più. L'ha già fa soffrire, l'ha già torturato. Non io vero, non erita così. E va bene, non mangiare più. Ecco fatto. Va bene, nemmeno io voglio mangiare. Stamma c'è riuno con ma due cana. Ecco, questa è l'educazione che avete avuto da vostro padre. Lo baccalaiuolo. Mio padre non era baccalaiuolo, no, non signore. Mio padre era negoziante di bacalà. Di bacalà? Sì. È perché non è la stessa cosa? No, c'è una C di meno, va bene? No. Ma pensate invece a vostra madre. Uè, ma tu sai che mamma te era una partusara, se pigliava 5 soldi a bocca? Mamma? Sì. T'ha giurito tanta volta, non parla a me mamma, ma perché sennò ci guidiamo seriamente. Voi non parli chi? Quello che sta a me in gatto, non faccio niente. E con me che tengo sto coso in gatto? Va bene, questo è stato un altro scherzo che mi avete voluto fare, sì. Ma avete messo sotto calzone rindoviato. Io? Aveva essere pazzo, facevo scherzare. Intanto, se mamma vedeva coccaruna, faceva ridere sulle mie spalle. E tu questo fai sempre, fai ridere. No, ma mi è piaciuto. Invece del salvietto, il calzonetto, sì. Ma questo, cara la mia signora, io lo porto in tribunale, questo lo deve vedere il presidente. E farei proprio una bella cosa, verità. Mangiate voi che non tengo più appetito. Meno male, così sono un po' tranquilla. Ma qua sono tu come è disgustoso, ma insomma, stu cosa, a dove volete che lo posa? Te la dovo tu. Eh?
e voi mi avete trovato la prima e la seconda bottiglia, poi dicete che sono io. E non ci ha giubbato, o se no non darebbe tanta comprensione. Non ha già manca legge, va bene, non li gimme più, è fatto. I biglietti sono stati portati. Bravissimo. Signor Porro, c'è sta Rosella che avevo parlato. Mo non è ora. E perché non è ora? Per questa, perché io sto facendo colazione. Ossia, sto guardando. E io voglio sentire che voi. E io no. E io sì. Ma io sono il marito e la moglie deve stare sottoposta al marito. No, 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 ti sbagli. Sei tu che devi stare al di sotto di me. Ah, quando lo voglio io, come si intende? Mo, per qualche gentilezza che vi ho usato e beh. Ma gentilezza? Mica, parla brasile, prima che vuoi. Brasile, Lucè. Voi che altro volete? Signor, fuori c'è una persona che si va a affittare la casa allo prima piano. È uomo e femmina. È una femmina. Ah. È una femmina. Felientis, è una femmina. E che già fa che è una femmina? Parato su biglietti e visita, signori Gitta. Emma Carcioff, ballerina. Oh, è una ballerina. Ah, e tu che l'hai risposto? L'ha cerito con padrone, non può affittare a casa femmina senza uomo. E si caritto. Ha detto che oggi venne una signora a parlare con padrone. Non c'è perda la venuta. Ma perché non c'è perda la venuta? Perché sta? Perché non voglio carità a casa che ha già portato per dote e che mi ha lasciato la felice memoria mamma, ci va a abitare una femmina di questa. Ma in questo modo la casa non la affitteremo mai. Che me ne importa? Resta sfitta, ci metti a fare un marito. Ma oggi, presentemente, il padrone sono io! No, 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 ti sbagli. La padrona sono io. La casa è roba mia. Oh, prima era la tua, ma è da mia. Che sto prima nato un po', Rosella, a te. Ma vi dico! Va a te, la giuritto! O se no ti vengo una cosa a fare. Lesto! Ah, eri che la casa è roba tua. Sicuro? Oi, ne, i pa' a casa da ci sposò. Ah, ne, e va bene. Capirai benissimo che di chi è la casa è una cosa delicata. La deve decidere il tribunale. Non la puoi decidere certamente tu, cassina bestia, nucratina, imbecille. No, 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 però l'idea mi piace, sì. La casa è roba mia. Insomma, tu sei il proprietario. Sì. Il padrone. Sì. Ma padrone è chi? Ma proprietario è chi? E baccalà forse, tu puzzi e baccalà, puzzi che appesti, puzzi, 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 falì, tu puzzi. Ma che fai, nascendo il baccalà sotto i bracci? Insomma, è sotto, in essa comanda, ma già sta zitta. Mo, eh. Ah, Don Frigo, fascista, ma come vi stava sposato? Voi stiamo a così bene. Tu ricordami che vita che era la mia. Divertimenti, cene, teatri, feste. E quando ne provo più una volta? E che vuoi provare più? No, ma mo lo so, oggi tutte cose. Cioè, ah, ho mandato a chiamare l'avvocata e mi voglio spartere assolutamente. Michè, assolutamente. Favori? Ecco, scarra fuori lo campo. Din. Sta trasendo lo trappo. Dite alla signora che è venuta una insalata di raffanella. È venuta Anselmo Raganello, avvocato. Avvocato! Vi servo subito! Aspettate un momento! Scusate, voi siete l'avvocato? Il suo avvocato non civile, animale! Sono un avvocato civile e penale! Ah. E voi con questa faccia? Con questa figura vi azzardate a fare l'avvocato? Sette abicienze! E otto a Pascal! Ma sette avrebbe a fare l'avvocato! Per fare l'avvocato ci vuole l'ancia! No, ancia pure! Tu la faccia! La lenza deve essere buona! Se non si può pescare. E la lingua deve essere buona. E me ne so accorto. Marita, signore, che ha potuto trasire. Vago sabato. Già ve ne andate? Vengo subito, vengo. E beh, voglio sale e pepe, poi. Ma trippa. Io voglio sapere a te. Senta a me. A te, chi ti dà tanta scoffierezza? Chi ti dà tanta confidenza? Io voglio essere spilato. Ma perché è stato affilato? Mi voglio essere spiegato a quattro a due, quattro a due. E purtroppo le paliere. Quando e dove mi hai visto? Tu sei un servitore. No, sono 4 anni. Tu sei un servitore. E tira un cazzo. E compressione. Tieni un cazzo, hai capito? Se no io parlerò. Che bello la scissima. Parlerò con pallone carta.
Con il padrone di casa e ti faccio mangiare servizio. E sono pesanti. E te ne faccio cacciare dal servizio. E beh, io sono Carlo Terzi. E io sono Vittorio Emanuele. Io sono Carlo di Terzi, hai capito? Mi posso pigliare pure a passare con mangiare, ma che capo che la panteria, che la fantasia ti piglia a passare con mangiare. E beh, io ti faccio rotta la pippa, la siloca, la terza acqua. Io ti faccio rotta la prima, la seconda, la terza acqua. Noi la finiscemo, ma li aprimo, e fatti e fitti fitti. E fatti e fatti due, ma fatti e fatti due, ho stumato. Ha da essere curiosi chi quando difende una persona. È permesso? Avanti. È in casa il signor Felice Sciosciamù. Sì, signore, voi chi siete? L'avvocato Antonio Saponetta. Vi annuncio subito. Grazie. Oh, ecco qua Don Felice. Caro Don Felice, carissimo avvocato, con quanta ansia vi aspettavo. Senza cerimonia, vi posso offrire qualche cosa? No, 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 grazie. Una piccola cosa. Ma niente, grazie. Ma non me ne incaricate. Mica fa una cosa, voca per in petto e fa portare una bottiglia d'orzata, ma mo proprio, Mi sento. No, la bocca, accomodatevi. Grazie, prego. Avvocato, mi dovete perdonare se vi dicevo in questa stanza, ma per andare in galleria bisogna passare per davanti a mia moglie ed io non voglio. Ma non fa niente, grazie. Ditemi piuttosto di che si tratta. Avvocato, voi dovete essere il mio salvatore. Avvocato, voi mi dovete aiutare. Avvocato, io sto nelle vostre braccia. Ma se non mi dite... Ma voglio spartere da mia moglie. Una separazione. Cioè, quella. Voi, ma senza badare a spese, roppa che se ne vanno 5 o 6 lire, non importa. Non veni, ma 5 o 6 lire non bastano. Ma senza badare a spese, ho detto, 7, 8, 9, che è la che sono? Un domando la separazione. È un anno che sto ammogliata e non sto una giornata con ieri. Domando la separazione e ho mille ragioni per averla. Benissimo. E quali sono queste ragioni? Mo vi dico le sofferenze che passo. Sì. A mattina, verso 7, mentre sto dormendo saporitamente, sono svegliata puntualmente da una gran cassa, un tamburro e piattina. Tre imbecilli che venono a fare e giuoco sotto la finestra mia. Scusate, ma qui non c'entra vostra moglie. C'entra! Sì. C'entra perché è essa che pago per fare lì. Possibile! Possibilissimo! E non è tutto. Quando io voglio fare colazione il lunedì, essa va a fare colazione a mezzogiorno. Quando io voglio mangiare au, essa va a mangiare a mesta. I pago pazza per i fagioli. E quella d'indananna non me l'ha fatta mai. Dice che i fagioli sono cibi cattivi, cibi che fanno male. E ha ragione. Sì, forse un poco di ragione ce l'ha. Perché effettivamente i fagioli sono saporosi, ma come si dice, avvocato, sono poco scostumate. Ma d'indananna che cos'è? E quando scince, si voglia appena. Essa va in carrozza. Quando sto all'aereo, essa sta nervosa. Vi assicuro, avvocato, che facciamo continuatamente cani e gatti. E questa è una vita che non la posso fare più. Oh. Avvocato, io domando la separazione e voi mi dovete aiutare. Scrivete. Date appunti. Caro Don Felice, io non so cosa dirvi. Oh. Tutto quello che mi avete detto è niente. Vi assicuro, è proprio niente. Avvocato, è niente. Ma non sono ragioni per avere una separazione. Ma va pare che un presidente si può caricare a carrozza e dei fagioli, ma andiamo. Avvocato, ma che significa? Io posso sempre trovare un presidente che le piace di fagioli e mi dà ragione. Ma che state dicendo? Ditemi piuttosto, non avete qualche ragione più... più positiva? Una ragione positiva? Lo voglio raccontare un fatto stanotte. Ah, c'è un fatto? Un fatto? Avvocato, io mi morro lo suono. E che c'è? Mo vi spiego. Sentite, sul principio che io me la sposai, essa mi facette capire che dormiva con la lampa. Al contrario di me, che se la stanza non è completamente all'oscuro, avvocata mia, non posso pigliare suono. Guardate un po', due abitudini diverse. Esatto, che questo è stato, ma pure per contentarla, io a notte già picciava la lampa. Hanno fatto questo riurno. Di giorno roppa, una notte vaga per me scetà, e la trovo assettata l'indolino. Ne ha mai, tu che fai? Perché non dormo? Perché sta? Perché la stanza è troppo all'oscuro, non posso pigliare suono, ti voglio nata lampa. Vabbè, dico una bella pazienza, già picciai nata lampa e facettemelo fare i mise. Due mise roppe, una notte vaga per me scetà, non la trovo proprio rindolietta. Non c'era? Non c'era. Amalia dove sta? Amalia dove sta? Nei che là dove stava? E dove sta?
A boca stava fuori alla loggia. La loggia? Sì. Ma tu che fai qua fuori? Tra se tenerinte tu puoi pigliare un raffreddore? No, io voglio stare qua fuori. Io non tengo tutte le cumbrità a casa mia. La stanza è troppo all'oscuro, che la lampa è troppa miccia. Io voglio un'altra lampa. Una terza lampa? Avvocato mio, che la cameretta pareva un salone per feste. Basta. Poi lui ha ogni questione a mezza. Sapete che faceva? A notte che essa aveva pigliata su un, sceglieva roletto e zitto zitto io va a studiare in lamba. Bravo, una bella pensata. Ma dormire? Se no dormivo solamente che essa. Abbiamo fatto questo per un po' di mesi. Stanotte, dopo che aveva studiato in lamba, aveva pigliata su un, la gente disse a essa che allucava. Chi ha studiato in lamba? Chi ha studiato in lamba? Io ho fatto il furbo e ho detto si saranno studiate per loro, moglie. Oh, bravo! No, non mi ha creduto però. No, mi ha accusato subito. Sei stato tu che mi vuoi far morire. Mi vuoi far morire una cosa a me, poverella. Ah, no fracasso, no frastone, avvocato mio è curuto cammarera. La cammarera, oh guarda porte. Ehi. E allora che li si credevano che erano incendi? E invece era una lampa in più, capite? Che questa estate, dopo tanti strilli, dopo tanto a lungo, essa si è addormuta a un pizzerolette e gli è nata, perché avvocato comprenderete che con tutte queste questioni ogni notte essa dorme a un pizzerolette e gli è nata. Dopo un poco che è tornata sonna, vaga per stendere la gamba, avvocato, e mi senti scutta a capo, vicino al pulpone. No, polpaccio volete dire? No, là, avvocato, qua, vicino al pulpone. Io tengo un bollo. Ma ho capito, ma si dice polpaccio. Io ho sempre detto pulpone. Avete sempre detto male, si dice polpaccio. Ma forse in legge, avvocato. Voi... In legge? No. Non voli, ma che legge, che ogni parola. Avvocato, chiamatelo come volete voi. Ma sono lì, si ascolta la vaga bretta. E quella che è? Che una bottiglia d'acqua bollente. Ehi, Don Feli, è mica una cosa strana. Una bottiglia? Ho capito, una bottiglia di acqua bollente. La usano tutti d'inverno, specialmente in Alta Italia. Sì. L'ho usata anch'io. Voi usate l'acqua calda, poco? Certo, nella bottiglia, ah, sì, fa freddo. C'ha anche un nome. Sapete come si chiama? Come? Il Monaco. Sì. Io mi sono disse ascoltare, mi sono avutata a parte moglie, ma ho già visto che vicino a essa c'è Steva. Il Monaco. Avvocato, diciamo bottiglie, ma sono così brutto sto monaco, diciamo bottiglie. Va bene, diciamo scaldaletto. Ah, bravo, diciamo scarpaletto. E chi l'aveva posto nel letto? Essa, avvocato, adesso mette via. Io mi sono disse ascoltato, e com'era la giocottata la parte sole? Sì. Essa si è disse ascoltato, e com'era la giocottata la parte lì? Bottessa, avvocato, si è rotta la bottiglia e noi non ce ne siamo accorti. Oh. Quando stavo per pigliare su, vado per stendere una volta in gamba e sento tutte le gambe bagnate e non sono nervoso, ma vedete, di un'acqua tiepida, caldiccia, azzeccosa, gialla, a poco era gialla. Ma che era? Oi, state impressionati, e mi sono impressionato pure io, vedete quanto, ero andato all'idea si fosse trattata di una mia mancanza involontaria. Don Suon! Oh, Feli, questa è proprio buona! La mancanza! Il fisichista mi fa parlare. Avvocato! Sì, ripete una mancanza, esatto! Sì, esatto. No, dite. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Oh, scaffaletto, oh, Raul, e passiate, io domando la separazione. Ma gliela la cartella? No, aspettate un momento. Ma non scrivi a sapere tutti i fatti. Non scrivi. Ditemi un po', Don Felice, essa vi ha portato dopo. Ah sì, sto palazzo di casa. E voi non l'avete mica mangiato. Ma dove mi ha portato sto palazzo di casa? Ho capito, ma dico voi non l'avete mica mangiato. O palazzo di casa. O Don Felice, o palazzo di casa. Non è un pasticciotto il palazzo di casa, un altro. Non ci va, non mangiate i palazzi. No, ma voglio dire, Don Felice, intatto. No. No, il cornicione si deve rifare. Felice, ma no, voglio dire è pulito. Ma io da poco ho fatto rifare la facciata. Ma la facciata? Signore, ci sono ipoteche. Sì, due le hanno aperte proprio, l'altro sono quattro ipoteche. Cioè, ci sono iscrizioni. Avvocato, ma andò per pure che iscrizione c'è, ne stava forza. No, Don Felì, ma voi mi volete prendere in giro, non è possibile, ma ci sono iscrizioni, ipoteche, debiti, insomma. Ah, no, ho capito, no, è intatto, avvocato, voi lo sapete, quello papà mi ha lasciato bene.
Eppure questo palazzo di casa ci sono sempre in questione. Ah, sì. O palazzo di casa mio, o palazzo di casa mio. Avvocati, ci sono delle volte, mi dovete credere, che quando mi ritiro non volesse trovare più palazzo di casa. No, non lo dite nemmeno per scherzo. Ma non lo dite nemmeno per scherzare. Ditemi piuttosto un'altra cosa. Mm. Quando avete avuto questi contrasti, ci sono state mai delle persone presenti? Persone presenti? Sì. Ah, Michele Cammariere e Rosella Cammariere. No, queste sono persone vostre salariate. Mm. Voi avreste bisogno di testimoni estranei, un amico, uno qualunque. Mm. E poi, Don Felipe, prima di tutto voi dovete mostrarvi con vostra moglie dolcissima. Mm. Non contraddirla in niente. Mm. E quando ci sono delle persone presenti, sì, fate in modo che il contrasto cominci da lei, che vi dicesse qualche parola insolente, che vi minacciasse, e se tocca che vi desse pure uno schiaffo. Don Felipe, se noi abbiamo uno schiaffo, siamo a cavallo. Lo dovete avere pure voi lo schiaffo. No, voi solamente. Perché voi avete detto, cioè noi abbiamo uno schiaffo. Ah, sì, ma noi avvocati parliamo sempre al plurale, facciamo, diciamo, sì, ma sempre voi. Ma sempre io ci avevo fatto. Ho capito. Avvocato, io vi ringrazio tanto. Ma di niente, caro Don Felice, sì, è il mio dovere. E mi raccomando, siate buono, siate docile e acconsentite a tutto quello che dice lei. Vabbè, avvocato, non dubitate. Di nuovo, caro Don Felice. Di nuovo, grazie ancora. Ha già venuto panca. Vabbè, io contrasto, non c'è niente. Mi testimoni. Mo sa che faccia, ma va che faccio un balcone. Caso mai passa qualche amico, o chiama, saglia, a giovattere se no. Signori, arriva lei in cena. Avvocato, partito. No, dica. Arrivederci. Voi avete città. Io? No, dica, voi dovete cercare di essere 12. 36. Docile. Non facete più lo stipone che la vendresca. No, vi fate pigliare lo stimolo della vendetta. No. Facete con l'asta ben aisce. Fate che il contrasto ben aisce. Da lui? Sembra con una testa di limone annanza. Sei sempre con un testimone avanti. Voi avete visto, ma avete maniato a chiare ai soccorri. Mi avete mandato a chiamare, ai soccorri. Ah, sì. Voi basta che mi ha mandato un biglietto. Mi ha mandato un biglietto e io sono subito vecchio. Signore, vuole essere un politico. No, non mi piace. Vi vorrei dare un consiglio. Ah, dite. Ma voi mettete a tavola, sì, e vi maniate un morto. Ma non che pressione. Ma mangiate un morto. Capo e maddalone. La cerra e pure. Carne e maccherone, signore. E poi vi ho facito tutta la salute. No, chi ci ha fatto? Tutta la salute. Me ne hai fatto tutta salute. Salute. Arri. Cavalluzzo. No. Arrivederci. Mamma mia. Oh, capo non sta a posto. Povera questa. Capo non sta a posto. Quando uno è botto va a fratto, capite? Quando uno va di fretta, non pensa a quello che deve dire. Volevo sapere questo, signore, la carne un po' bollita o piccola? No, faccio la uva. No, diceva la carta bollata. Ah, poi, sì. Che sardo mi date roba? Io ti sono tossato. Sai. I soldi me li dato dopo, l'uovo, di nuovo, dolce, la colla assai, e la calma assai, arrivederci, buone cose. Parla così, ma è un buon avvocato. Mo, prima si ci riesca. Sangue da bacca non è passato nessuno. Capì, che essa sta là. Ma voglio acconciare io, Mia moglie. Mio marito. No, fammi sto da sigaretta, può essere che ingoppo tribunale, dice che fumo la fa male. Quelli? Eh? Perché
Che studata sigaretta? Perché mi sono ricordato, moglie mia, sì, che il fumo ti fa male. No, anzi mi fa piacere. Fuma, fuma, marito mio. Ma ieri prima piglia una sigaretta a mano. Signor, ora c'è stato un signore che può parlare con voi. Chi è? O nome non me l'ha voluto dire. Dice che vada a parlare a casa, non prima piano. Fatelo entrare. Felipe, chi me ne trasferita? No, tu puoi restare liberamente. No, sarebbe un errore quando un signore viene per parlare di affari che la moglie sta presente. Parlaci tu con questo signore. Vedi prima cosa vuole e poi se vuoi mi fai sapere qualcosa. Capirai che se in passato ho voluto sapere qualcosa è stato così, per semplice curiosità, non per altro. Del resto, tu sei padrone di fare tutto quello che ti pare e piace, perché tu sei la perla dei mariti, sei il modello dei mariti. Io dubitare di te. Oh! Ma non ci ho mai pensato a questo e non ci penserò giammai. Hai capito? Maritello mio bello bello, parlaci tu con questo signore, vedi prima cosa vuole, che cosa desidera e poi se credi, ma se vuoi, mi fai sapere qualcosa. Capito? Marito mio, caro, caro, caro. Ma io così o paccare non l'ha mai. È permesso? Favorite! Se ne è fuiuta coppa a qualche scatola di cerini. Il signor Felice si sciabocca? Servirvi. Favorirmi, grazie. Prego, prego. Grazie. Accomodatevi, accomodatevi. Grazie. Il lucanche dei guardaporto può combinare sempre. Signore, avete sbagliato, non è qua, è all'ultimo piano, eh? Che cosa? La fotografia. E che già fa la fotografia? Il ritratto, voi vi dovete fare il ritratto. No, niente affatto, io devo parlare con voi. E voi vi siete messo in posizione? No, quella è una graziosità che tengo io. Ah. Io sono tutto grazioso. Bello, bello. Dite, voi ma volete sapere da me come mi chiamo, è vero, ma quando io vi dico che sono venuto a fare, che ve ne importa, che ve ne importa, che ve ne importa? Signore, se voi me lo volete dire, bene, se no che me ne importa, che me ne importa, che me ne importa? No. Stamattina è venuta una signora che voleva affittarsi il vostro appartamento al primo piano. Sicuro, una ballerina, una certa Emma Carcioff. E le è stato detto che il proprietario non voleva affittarla a donne. Sicuro, perché così vuole mia moglie, capite? Te ne molla, andate. Ho capito, me lo immaginavo, forse perché ha sentito una ballerina, ma trovo cosa creire. Ma dovete sapere che ci sono le eccezioni. Emma è un angelo, Emma è un fiore di virtù. Oh, e scusate, voi a questa Emma cosa le siete, padre? Padre. Mi passato. Sono uno che le vuole bene come una figlia. Anzi, ma sapete che faccio? Vi dico come agisce. Un giorno, mentre passeggiavo per via Caracciolo. Ah, ecco, perché voi lì andate a passeggiare. Sì, spesso al giorno. E a sera? A Tuleta. E quello si usa, è di moda, ve l'ho detto, io sono grazioso, io sono tutto grazioso. Brutto, brutto. La sua bellezza mi colpì. Sì. Essa camminava avanti e io tucco, a dreta. Quando tutto insieme venne un forte temporale, lambe e tuonala, un'acqua tremenda. La sua bellezza mi colpì, la poverina stava senza ombrella. Io colpì l'occasione, mi ci accostai e le disse: signorina, riparatevi qua sotto. Lei si spaventò, fuggì. No, perché doveva spaventarsi? Perché doveva fuggire? E voi faciste perché la voce, signorina? Il tono calante, ecco. Era per essere galante. E ve l'ho detto, io sono grazioso. Sono tutto grazioso. Essa consentì, accettò l'invito ed io l'accompagnai sino a casa. A casa vostra?
A casa mia? No. Ma che volete scherzare? È che se avremo mia moglie al tavacoppa bascia, no? Io sono ammogliato. Ah, voi siete ammogliati? Salute. Grazie. Prego. L'accompagnai sino a casa sua e per strada mi raccontò tutta la sua storia. Mi fece tanta pena e tanta compassione che da 8 mesi non mi sono fidato di lasciarla. Oh, ma essa non sape che voi siete ammogliato? No! Sanzanaro! Oh, essa non sa niente. Vedete quanto? Che appunto l'altro giorno mi domandò: mio caro, perché non mi sposi? Ah, non è di Napoli? Sì, sì, è di Napoli. Ah, di Napoli. Ah, sì. E voi cosa rispondeste? Ah, io le dissi che papà non voleva che io prendessi moglie. Papà vostro? Papà vostro mo chi è? Abraham, Giacomo, Volete dire che è un poco picchiariello? Non posso! Signor, guardate, col conto che mi posso fare io, vostro padre, guardatene 124, 130, 150, è un cavallo! Ma che state scherzando? Mio padre, quando può avere mio padre? Quanti anni? Quanti anni può avere mio padre? Quanti anni può avere un padre? Ecco, quanti anni può avere? Quanti gli vogliamo? Quanti gli vogliamo dare? Ne ho 42, 43, quanto massimo, 44 anni. Si è giovane, ecco. Vostro padre è giovane? Signore. Allora io avessi trovato una scusa, sì. L'avessi detto: mia cara, non ti posso sposare perché sto cacciando mo proprio in carta palla. E questo non glielo potevo dire? No. No, perché lei sa che io già sto in seconda categoria. Ah, ne. E a dove metterà voi? Ma mi hanno assicurato che mi metteranno in uno dei più bei reggimenti. E quale reggimento? Sulla cavalleria di mare. Signore, vedete che voi volete scherzare. No, signore, io non scherzo affatto. Non scherzo? Non scherzo affatto. La cavalleria? No, vi parlo sul serio. Ma hanno detto così. E voi ci avete... Io ci ho creduto e ve lo ripeto. Va bene. Scusate se entro nel merito, allora. Essa perché vuole andare via di dove sta di casa? Ah, per la lontananza che tiene dal teatro. Essa abita... Cielo. Sopra la Cesarea. Ah. Ed è stata scritturata... al mercadante. Indicate. È lì. Là. Oh, e capirete come fa la poverina andare, venire 3-4 volte al giorno. Rombo filo, scende. La vostra casa è proprio adatta, è qua vicino a mezzogiorno. Andiamo a tavola. Oh, mi hanno detto che si pagano 7 lire al mese. Io, se me la date, vi do un'annata anticipata. L'ho portata con me 84 lire. Sangue da bacca, sto pensando a una cosa. Chi sta potrebbe essere un buono testimone? Fa sto fatto, la piccica vena sicuramente. Signore, mi dovete perdonare. Io devo prima sentire cosa dice mia moglie. Sapete, io senza il suo consenso non faccio nulla. Bravo, si vede proprio che siete un marito affezionato. Eh? Si vede proprio che siete un marito affezionato. Marito affezionato? Signore. Ricordate questa parola. Se perché? Può essere che la dovete dire in coppa una parte che sta qui, eh? Sì. Rossella? Comandante! Ecco. Rosella, andate a dire a mia moglie che se sta comoda, se le fa piacere, perché venisse un momento perché le devo dire una cosa. Va bene. Permettete. Speriamo che sia capace. Caro il mio signore, sì. Io per me ho tutta la buona intenzione di darvi la casa. Speriamo che pure lei dicesse che sì. Beh, mo vediamo, una parola io, una parola voi. Eccomi qua, marito caro. Moglie mia. Rispettabilissima signora. Cara Amalia, sì. Il signore qui presente è venuto per fittarsi la casa al primo piano. Oh, con piacere. E avete fatto l'affitto? No, tu sai benissimo che io non faccio nulla senza il tuo consenso. Il mio consenso? E a che serve? Il padrone sei tu, marito caro? No, niente affatto. La casa è roba tua e tu ne devi disporre. Ma che dici? Il padrone sei tu e quello che fai tu sta tutto bene. Ma niente affatto. Fatto, la padrona sei tu. Ma no, che dici? Sei tu, marito mio. Ma no, sei tu. Ma no, sei tu. Chissà come so far mille tutte e due. Dunque ce la vogliamo dare?
Se tu ci avrà, rancello. No, se ci avrà tu, ci avranno. Se vuoi tu, io per me non ci avrò. E i manca. Sentite, voi a casa non mi rate per senza niente. Io vi do un'annata anticipata 84 lire. Ma non si tratta di questo. È che mia moglie ancora non sa per chi serve la casa. Serve per lui. No, io perciò ti ho chiamata. Il signore è ammogliato, vive con la moglie. Zitto, Don Feli, non fate sapere i fatti miei. Silenzio, come porta a me. La casa serve appunto per quella tale ballerina Emma Carciofo. Ah, e va bene. E che male ci sta? Come? Vuoi fittarla ad una ballerina? Voglio, ma io non voglio niente. Se vuoi tu, io sono contenta. La tua volontà è pure la mia. Brava, si vede proprio che siete una moglie obbediente. Moglie obbediente? Ricordate questa parola. Sì, Don Felì, mo dipende da voi. Aspettate un momento. Sì, in stracciasse tutti i panni a collo per quando è certa la morte. Ma moglie mia, cara, cara, è vero. Ma come tu stamane eri tanto avversa a pintare la casa di una ballerina e mo... E mo si è fatta capace e mo l'ho dato. Ma non, signore, è statistica che non l'hanno dovuto mai affittare. Io? Ma moglie mia, cara, cara, non dire bugie. Tu mezz'ora fa, quando ce l'hai la camarera, nato poco facevo correre la cavalleria. Io? Ma tu sei pazzo. Pazzo! Signore, ricordate che mi ha chiamato pazzo. E ha ragione, perché se non era pazzo, non mi pigliava una stravagante come a te. Stravagante? Signore, ricordate che mi ha chiamato stravagante. Ma signore, è un anno che io sto nell'inferno. Questa donna non è una donna, questa donna è una tigre. Tigre, signore, ricordate che mi ha chiamato tigre. E qua ci vanno qui interne le carte. Va bene, va bene. Tu non eri degno di sposarti a me. Io ero un signore. Mamma te era una partusara. Signore, la mamma è chiesta se pigliava 5 soldi dopo. Ma come porta a me? Ha giurito quanta volta non parla a me, mamma. La famiglia mia ti ha nobilizzato. A me mi ha nobilizzato. Va a te, ti dacci sposata senza capire. A me, ma a te, baccalaiuola. Baccalaiuola. Signore, ricordatevi che mi ha chiamato baccalaiuola. Vattene, Santraglia! Santraglia! Signore, ricordate che mi ha chiamato Santraglia? Sì. Ma che altro volete sentire di più? Astu Fuork! Fuork! Signore, come vi chiamate? Ma è un uomo banato, mi sta succedendo qualcosa. Dite. Io mi chiamo Nicola Copircio. E abitate? Qui con Piso 17. Bravissimo! Signore, come vi chiamate? Io mi chiamo Francesco Stoppa. E abitate? Abito a Salita del Museo 80. Benissimo! Signore, potete andare. Sì. Domani parleremo. Sì. Signore, andate bene, rimane a parlare. Sì, sì, state freschi, me ne vado, che sono di pazzo. Viva! Mi hai chiamato Pantraglia? Sì. Sandraglia, Sandraglia e me! A te, te! Oh! 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 Uè. Tu hai visto? Ma come non hai visto? Andavo da su vacca! Oh, oh! E vieni da te, vieni! Da un altro mondo arriva Voltron, il difensore. Oh. Oh. Siamo belli, siamo, facciamo un braccio, un concetto, ma commenti, vestitevi! Uè, e voi che facete? Cagliatevi a vestire, facciamo un braccio! Ah, ah. Ah, mamma mia, ma pare una villana che va in scena sto ballo. Non me ne firi più. Direttore, scusate, la prova generale ieri sera è stata malamente. Oh, fu una rovina. Ho ballato in una seconda alta, succedette un pasticcio. O prima ballerina se ne avette io perché la venette in un uruguo. Non parlammo poi a scena, Rani. E perché, ne? E che saggio? Dice che un macchinista sbagliato, mentre stiva a scena la caverna. Sarà petta la macchina e caretta tutta la neve in da caverna. E beh? Come beh? Ma come in da caverna può mai caricare la neve? E va, come siete difficili? Come so difficili? Buon Carmelo, tu che vuoi capire? Insomma, lo maestro balla callo qua, un bersaglio peggio. E alla fine con chi sa sfugare? Con me. Combinazione saretta, che ci stavo pure parecchia gente assettata in dei palchi e in dei poltroni per avere sta prova. Qui per ritorniamo. Capito, capito. Intanto. Sta pure per cominciare il concerto. E mancano ancora parecchi ballerini. Carmelia ieri sera teneva una capa e stasera tengo ancora più grosso. Fa una cosa, va? Vuoi caffè in bene? Portami un bicchiere d'orzo. Tengo la bocca amara. Subito vi serve. Grazie.
permesso? È permesso? Posso trasire? Trasuta. Ma questo triatro è straniero assai. Ma come io faccio la chiamanda e non ricevo la risposta? Eila? Eila? Oh! Ehi! E che maniera? Io vi ho chiamato gentilmente, ma voi non vi siete rigirato. Scusate, signora, avete ragione. Sapete, ero sovrappensiero. Come direttore di questo teatro ho mille problemi alla testa. Ieri poi la prova generale... La prova generale. Appunto, dico, la prova generale ieri non è andata proprio come doveva andare. Oh, no? Oh. Sì, c'è stato qualche inghippo di troppo. Come avete detto? Ho detto, c'è stato qualche intoppo, qualche inghippo di troppo. Signore, è successo un mio sbasticcio. Ah! Oh, è contenta, eh? Ma perché, scusate? Per questo, sì. Perché io ieri sera ho fatto l'assistenza alla provola. Sì, ero in un bel porchetto e mi stavo spuzzuriando la musica, le scene, il balletto. I quadrucci erano proprio buoni. Il balletto l'ha pigliato Babbrora. E poi succedò quel guaio. Signore, questo che cos'è? Alla fine è successo soltanto l'effetto teatrale primo loro tempo. Ah, nevi in da caverna. Cose che possono succedere. Signora, ve l'ho detto anche prima. Mm-hmm. Nel teatro. L'intoppo, l'inchippo di acqua, babbo, non fa niente, signora. Eila! Dite, signora, dite. Sentite, sì. Ditemi una cosa. Sì, intanto non tengo niente da fare. Tenisse verecchina? Eila! No, che avete capito? Volevo dire se voi avete fatto la ritrovanza di un ricchino che io ieri sera perdò nel porchetto. No, signora, io non ne so niente. E poi non dovete chiedere a me, io sono il direttore. Dovete chiedere a custode, a chi le pizzie. Sì, mamma sì. Mia, e dove si trova mo tutta questa popolazione? Lo teatro l'ha pigliato a Marcato. Ma staranno in giro nei camerini, in palcoscenico? Non lo so. Io l'ho detto, questo teatro è straniero assai. Eila! Ma da vota, mo! Dite, signora, dite! Allora io me ne vado? Sì! Ho da fare dei bisogni repellenti, ma poi torneo qua! Va bene! Sapete che cos'è? Sì! Vado a pascolare un poco qua fuori! Io ma facite quello che volete voi! Che me ne premo a me! Oh. Oh. Ma sapete che voi siete schistimato abbastanza? Ma come io perdò un monello valoroso e voi ve ne districate? Ma che me ne prema a me di ricchino vostro? Ma era un Dio te la manda, un Dio te la manda, un Dio te la manda. Ma lo leva a me, ma lo pigliatello, ma lo porta a te, mi tragge. Oh. Lazzarottolo! Fagino! Mammifero! Oh. Chi ha trovato lo ricchino? È venuta? No, ancora. Ah, meglio così, perché c'era una brutta notizia. Che notizia? Devi sapere. Devi sapere. Che è, signor? Qualche cosa a rete, che ti dici? Oh, via. Posizione. Devi sapere. Crede. Stiamo meglio là. Chiamalo a basta parla. Stiamo più riparati. Sì.
devi sapere che esso voleva essere affittato una casa qua vicino. Io sono andato dal proprietario e non sono stato capace da poter avere. Un marito e una moglie, due pazzi, che già fa? Io ho fatto tutto il possibile, ma quando non ha potuto essere, ma con sapere, sa che si fa a farà. Basta che a me, io ho pensato, ma lo scrivo un biglietto. Oh, tenisse un foglietto e una busta. Non va che non c'è stata ancora. Grazie, poi quando me l'hai giù. Emma, mia bella Emma. Che ha fatto mamma stasera? Ho fatto tutto il possibile, virgola, per avere la casa, punto. Ma, virgola, non ci sono riuscito, punto. Spero di essere, virgola, da te, virgola, compatito. Stasera ci rivedremo. Ama sempre tuo vegeto, vivo. Et semper... Mamma! Gaetanzo! Mamma, però Gaetanzo! Fide Gaetano! Quando hai capo non c'è stato? E invece di scrivere con patito, ho scritto con patato. Ah, che ne so buono, spana l'incalata! Basta, mo, non sa che faccio, c'ho di capoce. E che diavolo, ma da mangiare? Per me. Chiedi una cosa, quant'altro tempo potrei ancora? Ah, ma io credo che è prossimo a venire, perché fra poco ha cominciato con questa. Ah, bravo, allora mo sa che faccio, me ne vado e torno fra un quarto d'ora. Oh, Carmen, ma fai un piacere sul dicere che io ho fatto tutto il possibile e non ci sono riuscito, sono giù là che era una ramana e non ha giocucchiato niente. Va bene, serve. State buone, Carmen, state buone. Che succede? A capo. Dì, Carmen. No, lasciate stare. Figlia, ti accongono poco. E com'è splendida? Ma mi sono sorda a mano. Quando è curioso, a che l'età pretende fa l'amore, mamma mia. Carmen! Carmela! Sì, bravo. Sei trovato sto ricchino dentro il corridoio della prima fila. Poco fa è venuto pure una signora, una scocciantona che io mi trovavo. Si viene un'altra volta, ti fai riscere come il fatto e poi un giorno. D'accordo? Vabbè, non dubitate. Noi no, giù noi a marcia muovere, ma invece che è tardi. Direttore, ha studiato con certa. Stanno ripassando la mimica, dopo ripassano ballabili all'ultima scena della caverna e che la rarina. Speriamo che chiesto tutto cosa buona. E vabbè, quando tutto è perso, se vengono due scene in uno, che le caverna e che le rane. A me non dici le succiarie. Andiamo bene, voglio che è tardo, forza! Quando è bella sto ricino, va a trovo chi l'ha perduto. Ma non è. Da un altro mondo arriva Voltron, il difensore dell'universo. Custode, sapete se è arrivata la prima ballerina? Viste ne è in auto. No, signore, non è arrivata ancora. E potrei attenderla in palcoscenico? No, signore, là non si può trasì. Troppo giusto. Forse stanno facendo il concerto. Sì, signore, ho ballo nuovo che sta da fare stasera. Ho capito. E qua potrei attendere? Casi, se volete, voi potete pure aspettare. No, 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 grazie. Tanto io sto sempre all'impiedi. Facete come papà. No, signor, che non si può fumare, dite là! Mi sa che mi credeva che era successo. Scusate, avete ragione. Già te baci. Signori miei, scusatemi tanto, non ce la faccio più. Fatemi assentare un poco. Oh, mamma mia. E sta solo in Gaetana, eh? È la terza volta che faccio la rariata. E io non posso rariare troppo. Anzi, meno rareo e meglio è. Signore, a chi volete?
A chi vuole parlare? Un momento, piano. E non lo vedete che affanno? E lasciatemi risciacquiare, no? Ah, io sono un po' che chiattulella. Ma signore, non può che chiattulella. Un po', perché devo fare una balena? No, no, è lì, è già. Ah, ah, si è aspettata la creatura. Ah, e come mi fanno male gli estremisti. Ah, mamma mia. Eh sì, perché io sono venuta anche in anteprima. Ho parlato col vigilante. Con chi avete parlato? Col vigilante, col sorvegliante, col secondino, insomma io con una ho parlato. Dunque, mi dovete dire, quando si fa la perdenza di un oggetto valoroso, a chi si bisogna si fare il domando? A chi si bisogna, se a chi si bisogna, se a chi si bisogna si... Sono andata, signore. Ma perché avete perduto qualche cosa? Mo lo dico anche a volo. Dunque, ieri sera mio marittimo Gaetanino mi portò in questo triatro e mi prendò un bel porchetto al primo piano per farmi vedere il concerto del Ballo Nuovo. Quando succedò quel guaio con la neva, che volete che vi dica, che volete che vi dica, che volete che vi dica? Singio pulitrice, ciò dici, se no andate retta. No, no, e io lo dico. Dunque, infoscata dalla mia mente, mi dovete scappare dalla mia orecchia di me medesima l'orecchino. Mamma mia, mamma mia. Chi lo sa, chi lo sa, io non me ne accorgio. Sciabale sciacco. L'avete ritrovato? Ah, sì signora, è stato ritrovato l'orecchino. Però signor scusate, ma avete ricerco come è fatto. Troppo giusto. Allora ve lo riscrivo. Dunque, Eva... Eva, sora vostra, la sora mia. Io non ho sorelle. È un'amica allora, no, Eva? No, mammina ha fatto solamente a me. Ah, e chi era? No, non c'era. Chi Eva? E io sto facendo la sottoscrizione del gioiello. Ah, ecco. Dunque, Eva, un bel ciampo ricavallo. E nel mezzo del chicchietto non c'era. Voi che ci steva, Eva? C'era, ci steva. Una bella preta di Dio te la manda. Scusate, forse volete dire diamante. Scusate voi, ma in pulito si dice Dio te la manda. Lei poi non lo sa. Già, non è troppo restituita. Ecco. Venite si è essa, signore. Emozionata. Sì, è proprio adesso. Bravo. Sì, ecco qua. Ecco, grazie. E mo vieni? Chi viene? Mo vieno, fate Don Giulio. Don Giulio? Don Cesare. Date a Don Giulio quello che è di Cesare. Scusate, ma senti Don Giulio, perché ce l'hai cara a Cesare? Date a Don Cesare quello che è di Giulio. E a Giulio quello che è, insomma, se lo spartevano, ecco. Io non me lo ricordo. Sono personaggi che stavano vicino a Roma e cose di gente di antiquariato. Insomma, adesso rispetta la mancianza. Ma pigliate per un cefra, signora. Ecco qua, una bella manciatoia. Un cavallo, mo. Tenente? Non ci sto, tenente, signora. Voi, tenente. Sono passate grada. Ecco qua. Queste sono due livore. Grazie a te, signora. Questa sei proprio appiccicata, con la grammatica. Chi è? Ma qua com'è curioso. E chi parla? Questo forse è il palcoscenico. Sì, signori, il palcoscenico. Potrei trasire? No, signora. Là non si può trasire. Siendo loco, sì. Là trasano soltanto chi le raccompagna. Si trasse qualche strada, parla molto. Beh, e allora io me ne va che... Stati buona. Oh! Che mamma nato? Signora D'Antonio. Pregiatissima signorina Emma. E che fate qua? Attendevo voi. Carmela? Come andate? Sono venute lettere per me? Sì, signora, una. Una sola. E avara.
E piglia. Eccola qua, signorina. Ah. Adesso la leggete? No, sa, a magna. E che se fate il lettere, signor Solegge? Questo è il cantante. No, no, è avvocato. Così corto. Che c'è, signore? Adesso lo lungo lo corto, è avvocato. Eglia, chi è? È la prima ballerina. Ah, questa è quella che ieri sera ballavo con chi lo bello sì, figliolo. Bella, grazie. Bella assai. Oh, si è scambiato. Ieri sera mi rappresentò una fata. No, 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 no. Di mattina non troppo mi piacquò. Signora! Mi si propone una scrittura per la Grecia senza anticipo. Dovrei essere pazza. Ma che Grecia, che dite? Voi non dovete mai più lasciarci. Al pubblico levereste una celebrità e al mio cuore un palpito. Ma voi mi mortificate, mi adulate troppo. No, 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 signorina Emma, voi siete nel cuore di tutti. Io non vi adulo. Che è stata? No, niente. La signora l'aveva con me. Signora, non è che sta zitta, se non mi facete guidare. Quella ha detto quella parola. Voi non venite caricando, si dice. Basta, signor Antonio, permettete. Mi lasciate. Partite senza dirmi una parola, una sola parola che possa mettere un raggio di speranza nel mio povero cuore. Ebbene, signor Antonio, voglio dirvi due sole parole. Ah, e voglio sentire. Adoiate, signor, ma due sole parole, ma per vostra regola, io non ammetto più aberrazioni per amore, poesia, platonicismo. O vivere con l'arte mia, o trovare un uomo che possa sposarmi. Le adulazioni, le belle parole, non fanno per me. Mordo bene. Ma pure la voto con voi. Sì, signora. Signor Antonio, vi saluto. Benissimo. Benissimo. Stasera, signorina Emma, stasera faremo i conti. Oh, e lasciatela stare. Ma la voto con voi. L'ha già capita. Mia signora, ma lo sapete che mi avete toccato lì? Ma chi l'ha rata a conferenza, non la sapete? Di quanto è brutto! Che lo parlo a palla e baccalò! A me! A me palla e baccalà! A me palla e baccalà! Uè! Schistimato, schistimato! Tu hai ragione che qua non c'è il mio consorzio Gaetanino! Sì, no! La faceva annuttancando sta parola! Ah! Pipistrello! Screziolato! Mastrillo! Io ho scherzeggiato e chi non mi dice balla e baccalà? A me balla e baccalà. Sto voglio accucciare io, capito? Faccio accucciare io. Mi sono signora. Ci vedremo, sì, quando ne? Ci vedremo. Sì, sì. Ma tu non mi conosci, tu non mi conosci. E credo, non hanno cominciato con valse. Qui no, facci da un presto che c'è sì. Ah! Brava! Qui siete venuto finalmente, Ma avevo mancato, diretto? No, perché avevamo cominciato la mimica. Ma facci da un presto, siete proprio sti! Ci avevamo vestito con mia ieri sera. Non signore, è solo per i passi di movimento. Andiamo bene, muovete, ma che tanto! Carmè. Emma è arrivata. Signor sì, sta rinta. Carmè? Non c'è ritto niente? Non ha già avuto tempo, perché si è messa a parlare con un giovinotto. Un giovinotto? Oh, fra. Anche! Chi era uno che si voleva un mochiano poco? Ma questa l'ha detto certe parole, che l'ha fatta rimanere tutt'altro dopo al palmeato. A me? Carmè? Carmè? Ma fai un piacere, ma chiamano un momento. E che saggi, mo vecchio. Se non stanno con Giustano. Faccio pazienza, Miria, io poi ti regalo. Ma ti hai dato sordo a male? Ma lo sordo, che l'è una lina? È una lina. Prima mamma la cuoca, non la puoi tirare, la lina. Ma non sto sta lina, non arriva. Che
che le moce stanno tanta casa. No, adesso era quello. Ah, non si è mai uscito sapo Guglielmo. A ieri sera Rindo Palcava diceva solamente che belli gambe te ne apri ma ballerina. Mi rette un capo un coppo gallo che mi facette piangere per mezz'ora. E da signorino. Emma, mia bella Emma. Che ha fatto mamma tantissima. Finalmente vi siete fatto vivo, eh? Ebbene, e la casa? Però mi va bene, non appena mi ha visto subito mi ha salutato. E Muccia, mia cara Muccia, non è stato possibile averla. O proprietario lo pazza, la moglie era più pazza di essa. Quando ci sono venuto a parlare, si sono contrastato fra di loro e se non mi aveva preso a buscarla pure. E adesso come si fa? Quella casa mi piaceva tanto. E va bene, ne troveremo un'altra. Va bene, non ne parliamo più. Vuoi niente? Desideri qualcosa? Vorrei delle paste. Delle paste? Ma vado io stesso. Ti piace le cannola alla siciliana? Assai. E adesso il tuo gaetanicchio ti porta il cannolicchio. Emma, signorina Emma. Signorina Emma. Sì? Signorina Emma. Ma cosa fate ancora così vestita? Fra poco tocca a voi. Quanta fretta! Quanta fretta! È solo una prova. Lo so, ma abbiate pazienza, almeno voi date il buon esempio. Sempre con me. Sempre con me. Ricordatevi che sono la prima ballerina. Sì. E soprattutto, sì, sono una carciofa! Curata e fritta. Stasera solo che sta ci manca. Andiamo bene, vai che è tardi, vuoi, ma si che è tardi, fa in scena. Oh. Mannaggia l'anima della mamma, non me ne fire più i campanà. Per tutta Napoli non sono arrivato a trovare il Lucanghere e Nicola Copierchi. Sono chiuso via in mese 17, sei? E ha asciuto un vecchio con una paroccola a mano, che sta maniera, casi non me ne va a buscare pure. Sono venuto a capo. Perché mi sono ricordata che essa faceva amore con una ballerina, una certa Emma Carcioff. Voi, Emma Carcioff, qua sta scritturata. Ma chi s'avesse a dimandà? Ma chi s'avesse a dimandà? Ah! E chi sono? Giudea? No, forse suo artista. Mo ci ho domanda allora. Ah! E l'ha annunciato finalmente! Sato morire su! Ma chi avete fatto? Ma avete mannato mica un mese 17! È nato un poco, ma facevo la buscata! Queste non sono azioni che si fanno! Ma scusate signore, io saggio perché volevo l'abitazione della mia! Abbiate pazienza! E poi nel modo come me l'avete domandato mi avete fatto mettere una paura che io sono stato costretto a dirvi una cosa penale! E io vi ringrazio tanta tanto! Prego! Che tenete qua dire? Niente! Come niente? Pacchetto vacante! No, no, è pieno! Di che cosa? È pieno di biancheria pulita! Oh. Dunque, signore, io sono disposto a darvi la casa, sì, e invece di 7 lire al mese me ne date 5. E come va? Va che poi lo saprete. Sì, signore, però io vi do la casa, ma voi dovete venire mo' proprio con me. Dall'avvocato mio, un momento. Sì, quando dite che siete stato presente all'appiccico che ha già avuto con Mogliera, ma che essa mi ha chiamato porca baccalaiolo e poi veniamo. No, caro signore, andiamo. Non è possibile, se non mette a fuoco testimone, sa pure la cosa. Arrivi ricchi e Mogliera, ma morite fa passare un guaio. Se volete la casa ve la do per 4 lire al mese. Ma senza fuo testimone? No, facendo testimone. Ma allora non è possibile, signore, non è possibile. La casa non la voglio manco si marata ma senza niente. Dunque, non volete proprio addivenire? Non posso addivenire, stia bene, signore. Sienta vecchia scorpiona. Brutto scimpanzé. Lo dico! Ah, tu non mi hai voluto fuo testimone? No. È moda concito. Mia, che fai? Che fa? Tanta cammina e mi informa fino a quando non ha pure addosso ai casa mogliere e la già racconta tutte le scostumatezze che vai facendo. Signore, sì, te voglio rovinare, te voglio soffissare. No, signore, non lo fate, mamma Rogina, non mi soffissate, non mi rovinate. No, yes, cammina, sporcaccione. Mogliere, ma perché le parenne mi cangoppa? O dici in tribunale, i sono rovinata. A nascondimi, ma perché? Mi devo nascondere. Ma io non mi devo nascondere. Là, non hai un motivo di nascondere. Non ti mandate, arrabbiata. La signora che fa? Il tuo Martuscelli, non ti mandate, arrabbiata. Mamma mia, che fai lì?
Noi la gente, chi sta mezzo pazzo? Chi sta mezzo pazzo? Se a chi avessa di mandare, a chi avessa di mandare. Ah! Vi ho trovato di dare testo! Ah, è quello che sta ci mancava! Signore! Che c'è? Io sono stata sopra Santa Teresa al numero 80. Brava! E invece di essere un palazzo, era una cantina! Era una cantina! Spiegatemi, se mi signore, perché mi avete mandato in una cantina? E vi ho mandato in una cantina! Per quale motivo? Perché vi ho mandato in una cantina? Voi me lo dovete dire! E perché vi ho mandato in una cantina? Perché? Ah, perché vi ho mandato in una cantina, signore? Perché? Perché voi avete capito male! Io ho detto salita a Santa Teresa 180! No, siete un bugiardo! Sì. Voi non abitate là! No! Che tenete cantina? Niente! Come niente? Un pacchetto vacante? No, è pieno! Di che cosa? È di calzini bianchi! Signore, senza fare tante chiacchiere, voi dovete venire con me dal mio avvocato in questo preciso istante. E perché? Mi dovete fare da testimone. No, 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 signore, non è possibile, non è possibile. Se volete, la casa ve la do per 2 lire al mese. Capone fornisci come ranno lo ramo, da me. Venite, signore, venite con me, altrimenti, benché donna, farò succedere qualunque cosa. Oh, che è successo adesso? Che è successo? Mamma mia, ma che avete fatto? Ma che avete fatto voi? Mi avete mandato una guinda a che? Marita, ma... lo sapete che sul palcoscenico non si può stare? Avete visto? Dai, successo! Ah, mamma mia, ma... Moglie! Ora, ma... Pure che altro avresti fatto scena seguente? Carme, mi raccomando, qui non deve passare nessuno! Sì, peggio la galleria, ne parliamo a fare! Ah, ma non felice! Per venire a trovare qualche ballerina siete venuto sul palcoscenico? Essi non state cercando! Ma io sapevo! Oh, ma si dosacca! Guardate tutta la crema da fuori! Io sapevo che questa decina! Lo sapevo! Ma da chi sale che pure è dentro? No! Ah, ingannate, cara signora! Io non sono venuto a trovare nessuna ballerina! Questo signore sa perché io sono venuto! Buh, invece ma trovo perché siete venuti a cango! Ah. Io non sono venuta per nessuno! Questo signore sa tutto! No, 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 io non ci ho riesco di dire! Basta, signore, venite con me! No, signore, deve venire con me! Con me! No, signore, deve venire con ma me! Ma signore, ma che grida sta mia tacca! Scusate, beh, e mamma pare che avrà ragionesse! Sul teatro non si può gridare! Usciamo fuori! Lasciamo fuori, me ne scappo! Benissimo, usciamo fuori! Vedremo poi il signore con chi va! Andiamo! Andiamo! Oh no! Chi? La mia moglie! Dorotea! E che ne si trova che in capo sono caccisse! Andela! Don Gaetano! Aspettate, Gaetano! Don Gaetano, fermo la gamba! Don Gaetano, non correte! Aspettate! Mamma mia! Ben fatto! Moglie in pace! Marito svergognato! Gente! Popolo po'! Sono stata tradita! Mio marito mi ha scritto questa letteratura a una certa Emma Carciofola, dicendola che non ha potuto affittare a casa! Popolo po'! Voi siete la moglie di Francesco Stoppa! Questo! Nicola Coperchio! Ma chi lo sa, questo Coperchio sarà tu? Mio marito si chiama Gaetano Papocchia! Gaetano Papocchia! Mi voglio svariare! Partenza! Mi voglio separare! E voi? Voi mi farete da testimonici! Io lo faccio a voi e voi lo farete a me! Pure a me! Va bene! A te, a me! Non gridate! Non gridate! Non gridate! Cara scusissima mozzi! Eccoci! Mi avete rovinato! Dorotea! Che? Signora, questo è il teatro! No! Non posso rariare! Non ce la faccio! No! Mi dovete fare il teatro! Non è caro! Questo è un altro giornato. Poi vedi che stamattina pure il 5 ce ne ho. Ah, mi sono proprio scucciato di far uscire. Voi già cominciai a capo. Sarà un fallo fuori che non si può passare.
Eccellenza, l'avete fatto un poco tardi stamattina. Oh, lasciami stare. Tenga a capo che se ne va a ballare. Stanotte ho fatto una nottata chiara chiara, io e quella povera infelice di mia moglie. Ma è figliato, no? Ah, dove? Sono tre giorni che te ne ero l'uro. Sta una casa rivoltata. Sto con un pensiero che non ti puoi credere. Tra le altre cose, Giacomini. Decide, eccellenza. Io tengo sette figlie femmine. Non ho mai potuto avere il maschio. E ti assicuro che mi toccarei assai e niente si facesse un'auto femmina. Non l'ho rimasto che ero lui. Sanno tutti i parenti alla casa. E la strada fucile. Può essere che avete una buona notizia. Ho rimasto detto alla cameriera che appena mugliaremo figlia me lo venissi a dire subito e mi facesse sapere se è maschio o femmina. Giacomi. Decido. Giacomi, tu tieni figli? Quattro mascoli, c'è lei. Un semplice usciere, quattro figli maschi. Più presidente, sette figli femmine. E beh, Giacomo, si fa nata femmina, parola d'onore da regalo a te. Eh sì, la pigliate per una pupata. Signore, altro venne, che decide? E beh, tu mi credi, io sto sulle spine. Io me ne vuole via tornare a casa. Ce l'hai qui pazziato. Oggi se ti fa causa non venissi c'è sciamocca che se fa spartire la moglie, me la vieni scontrata. Ecco, boh, che la capo stancata. Lasciami accagnare sta camisa che per correre sto una zuppa di sudore. Tiara, facci dei fatti. Giacomo. Decide. Oh, maschio. Ehi, che ne so, a così speriamo. Si fa nata femmina da regalo a te. Queste sono cose pazze. Ma scusate. Casa fa la causa tuo padrone mio. E sacci che io padrone vostro. Don Felice c'è sciamucca. Ah, non sì, ecco. Dicitemi da vostro, che avete che si sta in dalla lista dei testimoni. Io mi chiamo Rosella Paparella. E io mi chiamo Michele Pascoli. Un momento. Rosella Paparella, Michele Pascoli. Sì, signore, siete testimoni. Assettate voi là, io. Allarme mamma, scendiamo! Il signor vostro presidente! E voi mi avete ritassato da voi! No, che animale, no! Andando alla sala! Venite qua, statemi a sentire! Andando alla sala! Voi non l'avete vista, risse che lo scorpo di mare! Issa! Padrone, come stai? Ma chi è? L'avvocato di mogliere, ma! Don Anselmo! Ma la prima volta che venite mancà, chi l'avete coraggio mi chiama marito impossibile! Io marito impossibile! Sa c'è questo! Avete ragione che stavamo a cango poi, ma stamattina si s'azzarda soltanto a guardarmi con un pugno scassa pancia! Signori, signori, vi prego, un po' più zitto. Là dindi c'è sto presidente che si sta cagnando la camicia. Scusate, cancelliere, ma scusate. Ma che cancelliere? Statela zitto, quello non è il cancelliere. No, no signori, io sono l'usciere. L'usciere? Io sì. Ah! Allora sapete, mi raccomando a voi, io a quella donna non la potevo sopportare più. Sì, si vinca sta causa potete comandare pure a me. Non fa lì, ma che state dicendo? Che c'entra lui? Quello non può fare niente, è l'usciere. Ah. Quello sapete che fa? Quando viene il presidente dice fate loco, fate loco. Caro signore, volesse uscire, ma io non posso fare niente. Ma la vattene, fa che la chiaffa. Chi non può fare niente, ma metta con me, fatemi ai. Ma chi va a pregare, mi dice, fate ma meno poco che si passa. E te ne vai, sì o no? In chi sa chi mi credeva che era? Ma... Tu mi parli a bottiglia e gnosti, o sai? Quello è insulto. Lasciatelo stare, chi le stanno poco nervoso. Sono poco nervoso, sono figlio di Ma fa lì, qui vado a sta zitto. Mettetevi qua, e statevi qui. Vedete cosa passa. E quando comincia il processo, vi dovete stare zitto. Non dovete dire nemmeno una parola. Se c'è qualcosa da dire, ci penso io. Ci pensate voi? Si capisce, sono io il vostro avvocato. Va bene. Zitto, zitto che sta trasendo vostra moglie. Signor, fate fischio. Che c'è fatto? Ma favorisco, casa state zitto, prima. Sei serio. Cioè, sedete qua, sedete qua. Ah, là c'è sto mandrillo vostro, ora. C'è sto marito vostro, non dite niente. È venuto l'infame. Felice, vi conviene salutarmi. A chi? A vostra moglie. A voi che vi faccio pazzo. Che l'ha fatto passare? Che non pochi saluti stessa. Voi salutandola fate vedere che è lei la birbante. Ah, dite bene. Allora adesso la saluto. Scuro, andate, andate. Vabbè. E questo è il mondo, e questo è il mondo. Questo è? Pliaro ya! No, io ci ho faccio capitare per coppa. Guarda. Non mancare di capo.
Oh, cara signora! Avvocato, mi avete fatto fare questa figura? Bravo, bravo! Sangue da pacca, ma è forte, sa? Che lava tuorta e va fa pure la parte sostenuta! Vica assassino! Tene, pure un coraggio mi saluta! Ah, signore, non dovete ballare! Avvocato! No, non dovete parlare! Che ci sono io qua? Quando uno saluta, bisogna rispondere! State zitto, non parlate con lei! No, 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 ma io non parlo con essa! Io parlo con una persona che stamattina l'ha già salutata e essa non mi ha risposto. Io se io sapevo non la salutava. Ma io non tengo niente faccio come tieni tu. Se signore non ha rapito la botta. Oh, no, non dovete aprire botta. Ma io non l'aggio questo. Io l'aggio con una persona che sta diventando ridicola abbastantemente. Ridicolo, povera. Bravo, bravo, non ha già avuto piacere. State che se recrea, cazzo. Ha detto solo ridicolo. Io avrei voluto che avesse detto altre cose. Magari se mi scassava una seggia in faccia. Non ve ne incaricate, poi vedete che accusa faccio io. Accusa 3-3 napolitana a coppa. Ma venite signore da questa parte. Don Gaetano! Don Gaetano mio! Don Gaetano! Dice che non veniva, Don Gaetano, sì, un galantom, sembra galantom, guarda quanto è bello, Don Gaetano. Ma che mano faccio, quando è sa che mi fermo. Don Gaetano, ricordate, papà, pure che baccavaiolo. Sì, ma pensi sta buio, tengate per capo, Don Felice. Mia moglie mi vuole fare causa, si vuole dividere assolutamente, capite? Ma a me che me ne preme. E a me che me ne preme te. No, no, dico non mi preme oggi, forse mi preme domani. A me non mi preme né oggi né domani. Con calda assettante, sì, sì, ma io ho conservato il posto. Da chiesa. Ma quando è scucciato? Ma non spingete, sapete? No, non spingete, lo avete in mano a cuore. Stavo cadendo. Oh. No, sapete, su. Su. Oh, è giù. Oh. Con calda. Giù, giù. Con Gaeta, voi ad Aricere che mogliere, ma mi chiamai pure che baccalaio. Oh, Don Felice, andate a baccare, abbiate pazienza. Don Gaeta. Lenda. Ristate fermo, e se rovino mattinè. No, no, Gaeta, appuntandata, ma io poi mi levo l'obbligazione. Già, vi ho preparato una cosetta che vi farà proprio piacere. Sì, una cosa, me la mando a casa. Dice che cos'è? Non lo so, non si può dire. Voi facite un buon testimone che poi non mi tenga. Io ho preparato una cosettina. Dice che cos'è? Non lo so, non si può dire. No, questo è il mese pazzo. Avvocato, c'è tempo assai. È questione di pochi altri minuti. Oh, a proposito, avvocato, vi devo dire una cosa. A me? Sì, a voi. Che abbiate pazienza. Venite. Ecco qua. Con Gaetano. Arroiata. E devo dire una cosa all'avvocato. Uscite fuori? No, qua. Lock and mock. Come? Mock and lock. Com'è lock and mock, mock and lock? Voglio dire, non uscite fuori, state là. No signore, sto qua. Lock and mock. Ma cosa? Lock and mock, mock and cock. Mock a me, mock a te, mock a finire il re. Ma che modo di parlare questo? Voglio dire, non uscite fuori, restate lì. No signore, sto qua. Va bene. Ma quando è scucciando? Dunque, avvocato, sì. Cercate di aggiustare questo fatto mio con mia moglie. Perché? Di che si tratta? Quelle sono 15 giorni che mi ha lasciato, se n'è andato a vivere dai parenti suoi. Mi vuole fare causa, si vuole dividere assolutamente, capite? Perché? Perché per una lettera che trovai, che io scrissi a una giovine. E voi a queste tasche mi dà ancora le tre figlie? Avvocato, capirete, sono errori di prima gioventù. Allarme la prima gioventù. Avvocato! Avvocato, voi sapete che un padre non può che piglia moglie? Un padre? Ma perché te ne padre? Sicuro! Ma perché mi fa meraviglia che tenga papà? A me da un po' fai ci trire. Ma voi sapete che tengo pure un nonno? No. Un nonno lo sai. L'hai visto una volta? Ah sì, lo conoscete? Sicuro? Avete visto? E come lo conoscete? Lo conosco perché Overetta, una rumena cammatina dopo il museo. Ah sì, lui là va a passeggiare. Sì. No, e non stava fuori, stava dentro. Ah, mio nonno è tanto
tanto appassionato. No, non ci siamo lì per vedere gli ercoli, ecco, le ninfe, sì, e numismatico, ecco, pure, bravo, i putti, il tempo che perde vicino ai putti. E infatti vicino ai putti sta. Sì, sì, sì. Dinda una scatola di cristallo così. E che era una mummia! Ma lo scherzo! Ma che scherzi? Questi sono scherzi che non mi piacciono! Ma ti va da tanta confidenza! Oh, vabbè, Don Gaetano, lasciate stare, eh? Dunque, dicevamo... più qua. Dunque, avvocato, essa poi sfugai abbastantemente. Ah. Perché mi facete una mazziata numero uno? Ma va a tetto. Io sono stato fino all'altro giorno dentro letto, tengo sta spalla che non la posso muovere. Avvocato, però non dite niente a nessuno, vi prego, ma metto mi metto vergogna. Oh, quelli, questa è proprio una casata, ma no. La moglie ruba a te. Avvocato, io avevo pregato. Don Gaetano, mo che esco fuori. Lo dico a tutti quanti. Con le tombe da Gaetano ha buscato la moglie. Con Gaetano ha buscato la moglie. Mo sapete, Napoli è 36 casali, io avevo pregato. Vabbè, Don Gaetano, non vi incaricate. Vedrò di accomodare tutto io. Abbiamo pazienza. Signorina, tutto il vostro. Ma certamente. Grazie. Emma! Onore Don Gaetano! Avvocato, sì. Un'altra preghiera, per dite, favore. Vi ho pigliato una da voi. Ma perché, dopo? Oggi è turno mio. Ma di chi state parlando? State zitto, voi non mi... Non uscite voi. Per favore, state zitto. Ma guardate un po'. Ma quando è scucciato? Poco. Dite, Don Gaetano. Questa è quella. Per me pari sono. No, questa è quella bionda, la mia bionda, la bella bionda. Questa è quella tala alla quale io scrissi la lettera che trovai mia moglie. Ah, è questa? Signore. Benissimo. Te voglio acconciare io, te voglio. Come vi pare. Ah, molto simpatico. Sì. Carissima signorina Emma, chi poteva dire che dovevamo incontrarci qua, in tribunale? Beh, cosa ci volete fare? Ecco cosa significa fidarsi troppo degli uomini. Degli uomini va bene, ma voi adesso vi siete fidata di un mandrillo. Con Gaetano, la poco buio, sì. E uno non appena sente mandrillo subito si accorge che siete voi. E uno non appena sente babbuino subito si accorge che siete voi. Ma state un po' fermi, chi va a dare tanta confidenza? Scostate. Ah, avvocato, io vi avevo pregato. Ma scusate, caro signore, ma io non so come una donna può innamorarsi di uno come voi. Bravo, casamane. Egli mi disse che voleva sposarmi. Ed io a questa lusinga non guardai né l'uomo, né l'amante, né il mandrillo, ma il marito. Il marito? Ma guardasse il marito di una signora. Voi siete un imbecille. Oh, a me imbecille? Sì, a voi. Oh, non ha luccata. Signori, vi prego, un poco di silenzio. Oh, presidente, si sta cagnando la camicia. Sta in ore che sta cagnando sta camicia. No. Questa parola me la pagherete. Ve la pagherò come si pagano tutte le vostre parole. Voi siete una donna e non mi conviene mettermi con voi. Mandatemi una persona vostra e ce la vedremo. Va bene, vi manderò mio fratello. Benissimo. Va bene, mandateci pure vostra sorella. Sapone, ma come lo vai ad andare? No. Scusate, stato. Fate la carità un povero cieco, fate la carità giù mezza vista e l'occhio, non lo posso fare di capo. Ma la volete smettere? Ma voi mi parete un paziente che cerca la morte. Ma che paziente? Io stavo guardando a quella. Ah. E saccia quella, quando è fuoco, quando è terribile. Che fa? Spruzza. La bombola. Sì. La bombola. Ora mi spanto. E Atene. Ma andate, stiamo io e poi siamo in chiesa. Sedete. Oh, sì, è arrivato il recupero a nascosto. Grazie. E lo taco. Come vuol dire? Ma ci prendiamo un caffè. A 7 non l'andrete, oi? No, Gennaria, ci facenzi. Viene là, vicino a noi. No, caro signore, mi dispiace, ma questo qua non può stare. Perché là non può stare? Quello è testimone a carico? No, a discarico. Ecco, dunque lasciatelo discaricare. E se va a scaricare ambasciato qua non può stare. Ma perché non può stare? Quella è persona mia. Ma scusate, quello sta combinando che va, ma lei. Che significa? Allora o testimone o facciamo venire con fracchi a cravatta bianca. Come si trova bene? Oh, non Aurizio, Gennaria, a sette. Lasciate stare, uscire. Lasciamo stare. Ma che vi siete posti in testa? Che sto Lazzarone da sta vicino a me? Lazzarone?
E quando mai l'avete detto questa parola? Sempre l'ho detto. Non la dite più. E fallo a te neanche. Non la dovete dire. Non dite più. Sì, ma ci fai pazzesco. Non dite più. Oh, quando uno piglia e dice l'azzaro. Ho detto l'azzaro. Sì. Sapesse voi quella che sapeva chi sta? Sì, Ariosto, Alfieri. Destruito, chissà. Chissà. Da chi le sapevo fatto lo schiaffo? Ui, che sape, di stare parecchi. Gennari, vieni a me. E a ricere lo schiaffo, finalmente forte, a me sono tu, sai tutta la faccia. Pure se una cuscina, una colonnetta, una tavolina, e scostati! Che tu puzzi di cipolla che appesti! E vi ho pregato! Oh, presidente! Se sta cagnando la camisa! Puzza di cipolla! No, un attimo, uscire! Oh, e mo mi sembra che sia mancanza di riguardo nei miei confronti. Io ho pregato che è persona mia. Ma scusate, quando puzza di cipolla? E che significa che puzza di cipolla? Il signore questo ha fatto colazione. Ha sfidato la creatura. Ebbene, se non è sempre vita. Don Gaetano, ma pure voi. Ma che cos'è questo puzza di cipolla e non puzza di cipolla? Valutate, da questa parte non la sentite la puzza di cipolla? Profluvio! Voltatevi di qua, voltatevi di qua e non la sentite, va bene? Perché Villanova. No, ma sono stato un testimone perché puzza di cipolla. Il signore questo ha potuto e questo ha fatto colazione. Signore. No. Signore puzzate. La corte! Ma c'è sono pure io! Su, da siete, da chiassi! Ma trovo si mogliere ma figliare. L'udienza è aperta. L'udienza è aperta. Michele Pascone. Pascone Michele. Signor Presidente, Michele Pascone manca. Chi manca? Presente! Ma come mi faccio chiamare tre volte, voi non rispondete. Ma avete chiamato? Da quando mi avete chiamato? Voi avete detto Pascone Michele, e io mi chiamo Michele Pascone. Pascone Michele e Michele Pascone sono la stessa cosa. Ma forse qua? No, dappertutto. Allora, Rosella Paparella. Presente. Emma Carcioff. Presente. Quando è bello. Gennarino Fasulillo. Presidente, manca Fasulillo. Ma che manca? Subito dici che manca. E dove sta? Oh, sta qua, si era un po' addormentato. Sciacato, lo dorme. Dici presente. Presente! Mamma! Ma era me, mamma! Ma mi la fa perdere la caccia! Ma io con chi me la voglio pigliare? Me la voglio pigliare con chi sto io? Ma come? Ti compagni vanno a fare su pizza insieme? Tu che hai visto che mi sono addormuto? Con mi accompagni mi muoce dopo non mi fa una brutta figura con chi che sta là ancora! E compagni! E chi si conosce? Dorotea Papocchia. Non è venuta ancora. Sta cucinando certe patate. È salutata a me. Mi senti no. Gaetano Papocchia. Ricompagno. Si dovete dire compagno. Gaetano Papocchia. Non la dite più questa parola, sa? Gaetano Papocchia. Ma si è fatta un tarocino. Gaetano Papocchia! Stanno chiamando! Ah, presente! Sono qua io! Presente, sono qua io e non rispondete! Ho risposto adesso! Dopo tre volte che vi ho chiamato! Sì, signore! Già che lo sapete, accomodato! Grazie! Niente! Tua Luana! Fammi lontano che lì là, figlio! Ma chiamami! Lo avremo! Ma tu sei con voi! Silenzio! 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 Ma chi lo bacio? Ma vabbè, tu non sei. Presidente, pare che manchi solo la Papocchia. Va bene.
possiamo cominciare senza la papoccia? Oh. Il mosaggio si mi fa bene o male a cominciare senza la papoccia? Porta via, Giacomi, va fuori. Sì. E appena viene la camarera mia, fai sapere subito se mugliere mi ha fatto mascolo o a femmina. Va bene, c'è lei. Leggete, cancelliere. Un po' di silenzio da quella banda, da quella banda, da quella banda. In nome della legge, eccetera, eccetera, noi presidenti, eccetera, eccetera, con sentenza in data del 25 ottobre, eccetera, eccetera. Ma cara coppa fascia. Ma stesse buttando in un drago? Che so? Autorizziamo la signora Maria Sciosciammocca nata Maruzzella a provare i seguenti fatti. Ma come viene da sposare una che si chiama Maruzzella? Signor, quello è cognome. Ma c'è anche il cognome, deve essere bello. Oh, è bello vostro, papà. Si capisce che è bello mio, papà. Chia, tienga la bocca, chia, chia. Ma scavea, ma nei bravi, sai amare. Perdo rubinetto. Sì, ci vuole poco che stoppa. Incaricatevene voi. Ecco, faccio un danno. Prossima fermata riviera di Chiai. Figlia, che scelta, scendete? Sì, a così me la vado. A provare che il signor Felice Sciosciammocca suo marito voleva farla morire di freddo perché non voleva che nel letto avesse tenuto la bottiglia dell'acqua calda usata da molti come scaldaletto. Non è vero! Silenzio! Silenzio! Tutto si fermò, tutto si fermò. Chi l'ha diretta aveva ragione. Questo motivo nacquero mille dispiacenze sempre occasionate dal signor Sciosciammocca, il quale voleva finanche fittare una casa fatta fabbricare dalla madre della signora Amalia a certa gente che la discreditavano. Oh, questa poi? A chi lo ciò paga morbidezza? Avanti. Secondo, che il signor Sciosciammocca, non contento di far morire di freddo la signora Amalia, voleva perfino toglierle il sonno e per fare questo pagava dei saltimbanchi che ogni mattina con gran cassa e tamburo facevano tanto rumore sotto le finestre che la signora era costretta a levarsi e non poter più dormire. Non è vero, questo lo faceva lei a me! Ma che se non morire, non schiatta un cuore! Scambio! Ma volete farli, sì o no? Ma chi è? Chi è l'avvocato del signore? Sono io. E mi faccio meraviglia di voi, signore avvocato, che non dite niente. Ma gliel'ho detto, signor presidente. Ma che educazione è questa? E ve l'ho detto per la prima, e ve l'ho detto per la seconda. E per la terza, è giudicata al signore. Ma succede che faccio sgombrare l'aula, gli avanzi ce la facendo lui. Si è fatta volontà a uscire. Sei sgonfiato. Terzo, e il signor Sciosciammocca tormentava sempre la signora Amalia, ora per una cosa, ora per un'altra, specialmente nell'ora di colazione o del pranzo, ed in ultimo l'aveva fatta priva di ogni divertimento lecito ed onesto. Eccellenza! Giacomo, che è? Una femmina! Una femmina! Non, signore, c'è le cavite capite. Forse sta una femmina, si chiama Dorotea Papocchio. Allora mi mamma tu! Alla passata! Subito! Signora, accomodatevi! Favorite, favorite! Signori miei, saluto a voi! È morta la ciuccia! Dai che scende a cambiare il babusco! Ma siete miseri in betta! Ma che sono in macchina, poi ti rompere il gamba a te! Mo l'ha giuritto! Emma Carciofo! Venite avanti! Oh, come cammino bello! Che belli passi, che belli passi! Io mi metto! Assaltato! Voi siete la terza? Sì, signore! E fate la ballerina! Sicuro?
Bravo, bravo! Avevo piacere tanto i ballerini. Io vengo tutte le sere al teatro dove state voi. E tengo la poltrona in prima fila. Ma avete visto mai a me? No, veramente non ci ho fatto caso. Come? Io tengo un binocolo grande grande e vi fisso tutte le sere. E quando a voi che ci hanno superato? Dunque, giurate di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità. Lo giuro. Come c'è bella, come c'è bella. Che sapete voi di questo signor Sciosciamocca e sua moglie? Niente, signor Presidente. So che sono i proprietari di una casa al Vico Baldiva. E questa casa voi la volevate fittare, vero? Sicuro, perché è vicino al teatro dove sono scritturata. E si era rivolta a suo cassiero. Torniamo a noi. E perché poi non l'avete più fittata? Perché i proprietari non volevano più affittare. Ah, non è vero, io la volevo fittare! Me la puoi accogliere a me! E sapete niente! E sapete niente di come questo signor Sciosciamocca trattava la moglie? No, di questo non so niente. E come? Non sapete tutte le questioni? No, niente. Lo sbaglio bambino. Beh, visto che non sapete niente, potete ritirarvi. Grazie. E ricordatevi di guardarmi la sera. Va bene. Signori. Ma se ne va, ma sa la porta. Rosella Paparella. Presente. Venite avanti. Eccomi qua. Così, che guardate che ti facetta vesta nuovo, non tu io. Vabbè. Dunque, voi siete la cameriera di casa Sciosciamocca, è vero? Sì, signore. Bravo, bravo. Brioche. Avevo piacere tante camarelle. Questo presidente lo piace da tutto quanto. Caso mai ve ne andaste da Don Felice, fatemelo sapere. Io tengo 7 figlie femmine, mi servono da cammarere. Beh, giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Lo giuro. Sapete niente se i vostri padroni si contrastavano? Sento, ogni minuto secondo. Oh. Beh, forza di più sempre, sul feltro. No, ma questo quello è stato per fare una mossa di piacere. Ma che piacere, basta! Sto mormorire, sto mormorire! Ma trasla vacca in domani! Sapete niente del fatto dello scaldaletto? No, lo scarpaliente non sa ci niente. Sì, sì, ma chi era la causa del contrasto? O mascolo a femmina? Il marito o la moglie? Non lo so, signor Presidente. Io mi trovavo quando si appiccicavano, non lo sa chi ha cominciato. Va bene, sedetevi che poi sarete richiamata. Va bene. Ricordatevi, se ve ne andate da Don Felice, fatemelo sapere. Va bene. Non vi addormentare, Snaio. Gaetano Papocchia! Gaetano Papocchia! Papocchia! Magistrà tu, Papocchia! Ma no, sì, no. Presente! Sono qua io! Abbiamo vero questo posto? No, signore! E venite avanti! Ma volete loco? No, 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 no! Volete che venga io? No, signore! E venite allora! Va bene, va bene! I galini, i galini! Avanza! Signor Presidente! Sono qua io! Sono qua io! Soldato, porco e baccalaiuolo! Porco e baccalaiuolo! Signor Presidente, quello è quello che... Silenzio! Sì, signore! Giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Sì, lo giuro. No, è mitomo. La mano sinistra giurate. Con la mano sinistra giurate. No, e non si giura con la mano sinistra. E mo pare no, e perché? Chi è che giura con voi? Ah, la mano sinistra. E mo fate il giurare con la mano sinistra. E che so io? Che so io? Giurate, qua, qua! Lo giuro. Dopo va la mano. Dopo va la mano.
capo Palamari. E capo Palamari, no, e non si giura dopo Palamari. E giurate bene. E non state giurando a capo Palamari. Giurate bene. La destra. Lo giuro. Dunque, voi volevate fittare la casa del signor Sciosciambocca? Sì, signore, o che scenga a buscarmi gli altri. Ma questa casa non serviva per voi, serviva per la ballerina Emma Carciotti. È fatto. Avete detto? Avvocato, ma non lo capisco! Serviva per la ballerina Emma Carciò? Sì, signore! Sedete! Ma voi avete detto sedete! Chi è che ha fatto? La signora deve sedere! Sì, signore, sono qua io! Sono qua io! E quando andaste per fittarla, il signor Sciosciambocca si stava contrastando con la moglie? Sì, signore! Don Gaeta, mo viene! Mo viene! Chi viene? Chi viene? Burco! O Burco! Meno Burco qua! Meno Burco qua! No. Chi lo porta? Chi lo porta? Chi lo porta? Baccalaiuolo! È il baccalaiuolo! Il baccalaio porto un porco qua. Io porto un porco qua. No, la moglie. Ah, la moglie. La moglie porto un porco. La moglie porto un porco. No, la moglie chiama il porco. Ah, la moglie chiama il porco. E baccalaio. E baccalaio. La moglie chiama il porco o baccalaio. La moglie chiama il porco o baccalaio. No, no, a me, a me. No, no, a lui, a lui. A me, a me. Voi, chi è? Se avanza meglio porto sto porco. Non lo so, chi ha porto sto porco. Ma non mi chiama il porco. A lui! Allora, signor Presidente, ecco, si dissero tante parole in proprio. Sì a lui, a lei, che lei a lui. Alleluia, tutte e due. La cucapopesta. Sì, signor Ministro. Ma che Ministro? Presidente. Sì, signor Presidente. Cavaliere Presidente. Sì, signor Ministro, Cavaliere Presidente. Assaltato! Dorotea Papoccia! Bene, presente! Venite avanti! Volete che venga l'altro? Che se peggio marito! Signora qua, venite qua! Eccomi, eccomi! Signora, dite appresso a me, sempre appresso a me! Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Giuro di dire la verità, tutta la verità, tutt'altro che la verità. Che sapete voi di questo signor Sciosciambocca e sua moglie? Che sapete voi di questo signor Sciosciambocca? Hai visto un pappagallo. Ma vero, trito pappagallo. Sì, faccio un pappagallo. Ma voi l'avete detto, voi l'avete detto, voi l'avete detto. Fermala! Cosa dell'altro mondo! Voi dovete dire solo il giuramento presso me! Sì. Il resto dovete rispondere! Oh. Dunque lo dico io! E un poco pure io! Che ti ho fatto? Lo dico solo io che sono il presidente! Allora siete il signor Russo! Signore, vi prego! Rispondete, che sapete voi di questo signor Sciosciambocca e sua moglie? Signor Presidente, io non li conosco. Ma come parlo che... Ma come non li conoscete? Proprio da così. Allora non sapete niente? Niente, proprio da niente. A che ci siete venuti a fare? Perché voi mi avete fatto la chiamanda. E poi sono venuta anche per dirvi che mio marittimo mi tradisce una carciola. Ma io stong, perché io sono marittimo, ho scippato, e non
io. E diciamolo tutto qua. No, niente affatto, lo dico solo io che sono la conte. Ma io sono più corta di voi. Per essere giustiziati. La vediate per voi, anche signoria, venite con me, andiamoci, via. Chi mi tocca, venite, chi mi piglia, chi mi sta tastiando. Giù, 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 giù le manette, giù le manette, non mi toccate. E che ne parliamo a fare come stringe? Mi fa le melanzane. E viva Is, e viva Is. Sì, si vuole prendere il paesaggio. Ci va col posto, con le mie gambe, in solitudine. Mannaggia mamma, la parola all'avvocato Anselmo Raganelli. Graspole, secondo specchio. Grazie, subita a trocolo. Usciere la tocca. Subito, signor avvocato. Ecco servito. Posso? E prego, te. Prego. Ah, beve il paparo! Sa giusti favoriti! Signore capito! La signora canta la canzonetta e facciamo canzoni. No, sotto sangue. Facciamo le canzoni. Stiamo con padre e mamma. Come fa? Come sono questi parole? Stiamo con padre e no. Perché sono mezzo bagaglio. Che non si può. Sono mezzo tartaglio. Se fa questa confusione. Ma facitemi un favore. Fatemi un favore. Abbiate pazienza. Signora Presidia, signori Ciucci, signori giudici e signori della Gogoma, e signori della Gorma. Qui non c'è tratta, è sparato tra. Qui non si tratta di fare la causa, di fare la causa. Una mucilla prima rattata. E capollo brureva ancora. Era un omicidio premeditato. O per un furto. O per assai. Un novato. Assai. Un novato. Assassino. Nola. Baiano. No, ma solo te sarà. E a mamma della blu. Mamma, solo si tratta di una povera mula sventrata. Di una povera moglie sventurata che viene avanti a voi, signor Presidente, per farvi provare gufitti d'artuti. Per farvi provare con i fatto le torture che le davo. Sto facendo cocco! Continuatamente suo marito. Che la carotta ha fatto? E che le compagnie era la creatura? Quello che ha detto la paparella, la parrocchia San Gaetano, e la congrega Spranzella, e il papocchia signor Gaetano, o me niente. Oh, oh, bravo! E in base a adesso! Mettiti! Lo faccio mangiare! Lo faccio mangiare! Uomo imponente! Tengo figlio! No! Ma come? Ma quando fai questa cosa? Degno di figlio!
Cicci! Basta! Cicci! Basta! Cicci, ci prova! Il 49 va affittato con casa. E quando andò per fittarsi da casa, trovò il signore Sciocco! Oh, si è aperto con la mare! Il signore Sciamocca, caso buccava all'estate che aprovo la mocca. Ah. Io mi buccava all'estate che aprovo la mocca. Che si contrastava con la propria moglie, e se faceva né pummarola l'indubro. Che mangiere! Ci facevano i padano pulmi. E se si dicevano delle parole in droga. A sotto becchiano! No! Per te! Avete visto i carico! Per te! A sotto becchiano! Per te! La suddetta paparella! Non mi dico paura! Io tengo il sospetto! Signorina Venga! Sì, è un mese qualche cosa! Avvocato! Signor Presidente, oggi sballato! Avvocato è mio! Ho sbagliato, è la lirica, non è buona, non è buono. La suddetta paparella come cameriera della casa è donna salata e donna salariata. Potevo dire che sa che vuoi ballare? No! Su me! Potevo dire che i suoi patroni non si contrastavano, ma nonna no! Cavolo no, mamma! No! E se venne a dirci? Alice! E se venne a dirci? Il signore Fede. Il signor Felice e sua moglie si cuccavano ogni minuto secondo. Quando ci succedeva? Si contrastavano ogni minuto secondo. Signor Puzzolei! Oh! Sì! Sì, signor Presidente! Voi vi rappresentate a ciastuni. Bravo, queste parole, piano. Voi che rappresentate la giustizia, ditemi francamente, chi è voi non dare accordo? Mio marito. Grazie, questa villa qui, state tranquillo, che ne chi? Chi di voi non tiene d'ora di fare giustizia? Signor Presidente, giungato. Mamma mia! Giudicate voi! Aprite sta figliola! No, signor, non sta figliola! Vedete sta figliola! A chi sto Vincent non c'è? I pagani ci sono pure! Questo viso è innocente! Non ci può essere, mannaggia! Chi dà la tale? Mannaggia! Mamma da! Mamma, malvagità! E non è colpevole. No, è colpevole. Ma io marito che gli devo trovare una pane, c'è se è casa cavale. Paglia per 100 cavalli. Signor Presidente, non mi dite niente. Ha già vinto una subbetta. Sì. No, avvocato. No, non può fare. Fate presto, Presidente. Venga la subbetta. E non ce l'ho pure niente, io faccio. Vengo pure il castagno, lo prego. È innocente, mandiamo la spazio. Di ciò si la darà una pena. Ah, la d'ancella ma sta duro. Se la darà una pena, o che le mamma, o che le sono. O che le insegna. O che l'amalgama, o che la so. Ho finito. Ah. Signor Presidente, chiedo che siano ascoltati gli altri testimoni. Va bene.
Michele Pascone, venite avanti. Giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Lo giuro. Voi siete il cameriere di casa Sciosciamocca? Eccellenza, sì. E che sai tu dei tuoi padroni? Che si contrastavano sempre. Ma lo scarfalietto, chi lo ha posto nel letto? Il marito o la moglie? La moglie! Silenzio! Io sì. Ha fatto mascolo? Non signore. Ha femmina? Non signore. A cavolo? Noi femmina. 7 e 2, 9. Signori miei, scusate, resta sospesa per un'ora l'udienza. Devo correre a casa. Signor Presidente, questo testimone è un bugiardo. Va bene, va bene. Se è un bugiardo, quando torno sarà carcerato. Carcerato? No, eccellenza. Ma vi dico tutta la verità. Lo scarfalietto, l'indolietto, come te e il giocoliere faceva venire ogni mattina. Tutti questi brugli l'hanno fatti. Gappo gallo! Fuate pareta! Ma perché hai fatto questo? Perché Don Felice prima di sua mi trattava sempre pure. Dopo sposato non mi trattava più come una volta. E io ho cercato tutti i mezzi per far spartere da voi. Adesso ho capito. Birbante! Per causa tua mi stiva facendo perdere sto pezzo di zucchero. A noi te lo fate mananza. Ma che vuoi? Oh, moglie mia, cara, cara. Perdonami. Signore, perdonate pure a me. Via, non te voglio avere anch'io. Vabbè, Felipe, perdonami. Lo vuoi tu? Sì. Ebbene, per questa donna io ti perdono. Grazie. E voi? Avete fatto pace? Ah, bravo, sono contento. Peccato che non c'è sto presidente. Ma mo che torna, sono sicuro che ci darà una bella sentenza d'assoluzione, come spero di averla da questo rispettabile pubblico.